Santo Stefano, primo martire. La festa del secondo giorno di Natale è dedicata al santo che fece parte del primo gruppo di 7 diaconi istituiti dagli apostoli. In suo ricordo il cardinale arcivescovo ha celebrato una messa con i diaconi permanenti della diocesi accompagnati dalle loro spose. Una celebrazione che ha ormai una sua tradizione da quando nel 1984 furono ordinati i primi diaconi permanenti dall'allora amministratore diocesano Monsignor Vincenzo Zarri. Oggi i diaconi in servizio alla Chiesa bolognese sono 152 e sono presenti nelle istituzioni diocesane, nelle parrocchie, negli ospedali e nei servizi funebri. Una presenza variegata, legata anche ai carismi personali, ma segnata da una comune disponibilità al servizio e al dono sacramentale dell'ordinazione. Ricordiamoci quando nella celebrazione con cui siete ordinati diaconi, vi consegno il Vangelo. Vivi quello che leggi. Ecco, Stefano vive le parole di Gesù con la sua vita. Le fa proprio sue, talmente sue che gli vengono fuori. Signore, accogli il mio spirito. Signore, non imputare questo peccato. La sua parola, la parola diventa tutta la sua vita. In occasione delle festività natalizie sono ritornate in cattedrale le pregevoli e dolcissime figure modellate dal celebre scultore bolognese Cesarino Vincenzi e ispirate ad alcune persone che frequentavano realmente la cattedrale nei primi anni del dopoguerra.